po' per me ostica. Ho avuto il piacere di conoscere Antonella Musitano a Platì qualche anno fa, quando ancora Platì aveva un sindaco, era nel giro democratico, nel giro delle istituzioni democratiche. Adesso c'è il commissario e che Dio ce la mandi buona. E quindi ho avuto modo di apprezzare il suo approccio ai problemi. Infatti appena mi ha visto mi ha detto: ma lei sindaco non la vuole fare una delibera per chiedere la chiusura del museo che a Torino è dedicato a Lombroso? Sì, come no, questo se per questo speriamo che serva, io la delibera l'ho fatta. Ma il museo non l'hanno chiuso, anche perché non tutti i comuni meridionali sono stati attenti a questa esigenza. Qual è il problema? Il problema è che questo pseudo scienziato aveva sostenuto che i calabresi tendono a delinquere per la conformazione del cervello, del teschio, del teschio. Quindi, siccome hanno il teschio in un certo modo, ecco, sono soggetti ad essere assassini, a essere omicidi, a essere violenti, delinquenti e quant'altro. Per fortuna questa teoria è stata poi scientifica, è stata bocciata dagli scienziati veri. Però i torinesi sono appassionati a questo loro scienziato, e quindi il museo lo tengono aperto e non vogliono neanche sentire una proposta che era civile, quella di restituire i resti alle famiglie, alle comunità di appartenenza, eccetera, e di fare i calchi, dopo aver fatto i calchi dei teschi. E quindi il museo, se aveva una qualche validità scientifica, poi avrebbe potuto continuare a svolgerla. Invece neanche questo è stato possibile fare. Quindi quando ho saputo che la professoressa dava alle stampe questa chanson d'Aspromont, ho pensato, anche incuriosito dal titolo e anche così per il piacere di rivedere la professoressa, l'ho invitata a venire stasera qua a presentare il libro. Io ho un po' di imbarazzo perché l'accoglienza non mi pare che delle migliori, rispetto abbiamo fatto delle serate più partecipate, siamo qui e ne parliamo con calma, magari abbiamo più tempo di approfondire e di vedere di che cosa parla questo libro. Detto questo, io credo che forse è meglio che Antonella ci spieghi e parli più diffusamente del suo libro, e noi staremo ad ascoltare. Grazie. Grazie e buonasera. Non si preoccupi per l'accoglienza. Chi è motivato viene e ascolta. Come si dice, pochi ma buoni, no? Io poi ho l'orgoglio di avere la mia famiglia che è venuta qui a sorpresa, parte della mia famiglia, quella che poteva essere presente, quindi piacere ancora maggiore. Io intanto ringrazio il sindaco per avermi subito invitato a venire qui, e sarei venuta anche se avesse trovato solo una persona. Vi spiego perché: lui è venuto apposta a Platì 3 anni fa in occasione di una mia conferenza su un altro libro che avevo scritto, un libro più rabbioso di questo. E ho chiesto appunto in quella sera se avesse fatto, ma così io non l'avevo mai visto, se avesse fatto la delibera, perché io penso che la Calabria, oggi ne ho avuto la conferma percorrendo la statale 106, e sia una vergogna per l'Italia che ancora una regione come la Calabria, che dovrebbe essere il volano per l'economia, per il turismo, con un mare che la circonda per intero, non abbia delle strade adeguate.
sono scelte politiche che sono state fatte scientificamente proprio nel 1861. Io adesso non voglio entrare nel discorso, però sono state scelte che hanno deciso che una parte dell'Italia non dovesse mai crescere e l'altra dovesse crescere e produrre. Noi siamo il mercato di consumo. Non hanno capito che se l'Italia non cresce tutta intera non sarà mai una grande potenza. È come avere un motore a quattro motori, però ne usa solo due. E quindi il fatto del Museo Lombroso è un'altra delle vergogne, e lo dico qui perché purtroppo, pensate, per aprire questo museo su una teoria scientificamente bocciata dalla comunità scientifica mondiale sono stati spesi oltre 5 milioni di euro. Hanno aperto il museo a Torino dove espongono il cranio di un calabrese, di uno di Simeri Crichi, originario di Simeri Crichi, però penso che abitasse poi a Motta Santa Lucia. Ci sono gli eredi che reclamano questo teschio affinché venga data degna sepoltura, cristiana sepoltura, e non viene dato perché viene tenuto nel museo di Torino in via Pietro Giuria come un cimelio, per dimostrare che cosa? Un errore della scienza. Noi stiamo portando avanti questa campagna ormai da molti anni, da quando è stato riaperto, è stata la Lega a volere questo museo, quindi lo dico perché era ministro Castelli, il ministro leghista Castelli. E io penso che la Calabria avrebbe avuto quei 5 milioni di euro, forse sarebbero serviti per fare qualche strada in più, qualche struttura in più, piuttosto che aprire un museo dell'errore. È chiaro che noi siamo un comitato che porta avanti una causa per la dignità dell'uomo, che si scontra con un potere forte qual è l'Università di Torino. Abbiamo avuto ragione in un grado di giudizio, anzi forse in due, però la Cassazione qualche giorno fa ha dato ragione al Museo di Torino. Adesso ricorreranno, perché io faccio parte del comitato, alla Corte Europea. Quindi la battaglia non si ferma, quindi il suo contributo, noi abbiamo, poi ci siamo un po' fermati, abbiamo superato le 200 città, non tutte sono state sensibili perché molti pensano che sia un gioco, e invece no, è lì proprio che si innesta il pregiudizio sui meridionali. E quindi questa è una battaglia che continuerà, vedremo fin dove. Comunque lei, io, come dire, è un onore per lei aver dato questo, diciamo così, aver dimostrato questa sensibilità, soprattutto perché lei rappresenta un territorio che fino al 1861 era il fiore all'occhiello di tutta l'industria meridionale, perché qui si estraeva il ferro, che le più grandi ferriere erano proprio qui tra Pazzano e Mongiana. E quindi questo veniva mandato anche a Napoli, dove c'erano si facevano le ferrovie a Pietrarsa, e quindi si costruivano le locomotive, i binari, eccetera, eccetera. Quindi ora chiudo questa parentesi e parliamo della chanson. Cioè, quando ho trovato quest'opera, ho trovato il titolo, mi sono incuriosita, pensavo di trovarmi di fronte magari a qualche opera scritta in vernacolo, in dialetto calabrese, eccetera, e ho faticato molto a trovare l'opera originale che è stata trascritta da un manoscritto del XII secolo. Io l'opera proprio originale l'ho trovata da un antiquario in Francia, così, ma per caso, veramente, perché sono opere introvabili. E questa che ho io risale a 100 anni fa. Mi sono trovata in mano con un'opera scritta in un linguaggio incomprensibile, perché è scritta in una lingua piccarda. La Piccardia è una regione della Francia settentrionale, quindi è un volgare, perché siamo nel XII secolo, ancora non erano state fondate le lingue nazionali, e quindi è una lingua volgare, sempre una lingua neolatina, ma una lingua volgare. Non sapevo come, da una parte ero incuriosita, perché, come dire, finalmente dico, beh, c'è qualche cosa che parla dell'Aspromonte in maniera positiva, no? Visto che ormai l'Aspromonte viene presentato come un luogo di mala gente, dove non ci si può manco avvicinare, eccetera. La curiosità è diventata ancora maggiore quando ho scoperto che in molte università europee si studia la chanson d'Aspromont, si cerca di studiarla, di approfondirla, eccetera, mentre in Italia non la si conosce. In Italia qualcuno la riporta come cantastorie. Nel 1992, se non sbaglio, Carmelina Sicari, una preside di Reggio Calabria,
No, ha tratto un'opera antologica però di una successiva canzone da Spromonte che è del XV secolo. Io sono andata alla fonte, ho cercato di andare a vedere qual era, perché in quella del XV secolo ci sono delle aggiunte, ci sono delle cose che non appartengono alla canzone originaria, cioè trae spunto dalla canzone originaria ma è totalmente diversa. A questo punto che cosa dovevo fare? Ho cercato di contestualizzare, cioè per poter capire che cosa, perché chi aveva interesse a scrivere una chanson da Spromonte, che poi è una chanson de geste. Noi nelle scuole abbiamo sempre insegnato e studiato le chanson de geste. Quando si studia nelle chanson de geste, l'unica chanson da cui si fa riferimento è la chanson de Roland. Questa è una chanson de geste che ricalca esattamente tutte le linee delle chanson de geste tradizionali. Ci sono gli stessi ideali: l'eroe che combatte per la fede, l'eroe che muore da martire proprio per la fede, la lealtà, il senso dell'onore, il rispetto, l'identità, la difesa dei valori di appartenenza. Però questa va oltre, la chanson de Spromonte, se vogliamo, va oltre la chanson de Roland, che viene, è stata giustamente blasonata e riportata in tutte le antologie. Innanzitutto per la lunghezza, la chanson de Roland è di 4.002 versi, la chanson de Spromonte è di 11.376 versi, cioè 11.000, quasi tre volte di più. E chi aveva interesse allora a, cioè la materia è sempre la stessa, abbiamo detto, è sempre una storia di Carlo Magno e dei paladini. Chiaramente non è una, il periodo storico di riferimento non è quello reale in cui è vissuto Carlo Magno, perché Carlo Magno sappiamo che è morto nell'814, quindi non poteva vivere nel XII secolo, non sarebbe mai potuto venire in Calabria, non è mai venuto in Calabria, forse è venuto solo a Roma. Però cosa si faceva? Quando si volevano riaccendere gli animi per inneggiare alla Guerra Santa, perché questa è una chanson che inneggia alla Guerra Santa, e vengono scritte le chanson de geste, vengono scritte tra XI e XII secolo, proprio quando si preparavano le crociate. E quindi era importante rinnovare lo spirito delle crociate e si scrivono le chanson de geste. Dicevo che va oltre, perché cioè, mentre nella chanson de Roland Orlando muore, no? Ed è già adulto, qui invece diventa la chanson de Spromonte, è come se fosse il prologo della chanson de Roland, perché Orlando è ragazzo. Quindi qui Orlando sulla Spromonte diventa cavaliere, viene nominato cavaliere e compie proprio il suo percorso iniziatico verso quella che doveva essere la sua funzione, quella della difesa della fede. Dicevo che Carlo Magno non sarebbe mai potuto venire, però gli autori che cosa fanno? Per poter esaltare lo spirito proprio della Guerra Santa, della fede cristiana, con un'operazione di transfert prendono dei personaggi e li calano in un altro contesto storico. Perché serviva Carlo Magno? Perché Carlo Magno era stato visto come il difensore della cristianità, come il costruttore dell'Europa. E quindi, siccome Carlo Magno era universalmente ormai riconosciuto come il difensore della Chiesa, perché se tutti quanti abbiamo studiato sui libri che la notte di Natale dell'Ottocento era stato nominato imperatore dal Papa, quindi identificando Carlo Magno come rappresentante della cristianità, rappresentava insieme il potere militare, il potere politico e il potere religioso, no? E quindi ecco perché Carlo Magno. La storia, diciamo che è abbastanza scontata e semplice, si immagina che arriva un messaggero saraceno presso la corte di Carlo Magno e dice in Francia, mentre lui stava festeggiando con i suoi, il giorno della Pentecoste è una festa molto importante per la Chiesa, cioè lo spirito religioso, la religione cristiana attraversa la chanson dal primo all'ultimo verso. E minaccia Carlo Magno, gli dice che se lui non avesse accettato di rinnegare la fede cristiana, il suo re,
no, a Golante, avrebbe dalla Calabria, dove già, era già sbarcata, avrebbe invaso tutta l'Europa e quindi avrebbe distrutto la cristianità. Carlo Magno sospende i festeggiamenti e parte verso, per andare verso la Calabria. Passa da Roma, saluta il Papa, fa una donazione e quindi tutti gli eserciti arrivano in Calabria. Qual è il messaggio, la cosa importante di questa partenza? Che Carlo Magno, quando parte per andare in Calabria, non dice andiamo a fare la guerra, dice andiamo a fare questo pellegrinaggio. Un messaggio molto importante, perché prende, cioè fa questa missione come una missione proprio religiosa, quella di salvare la fede cristiana, di salvare i valori che sono i valori fondanti della cristianità, dell'Europa. Sono quei valori che oggi sono professati come valori laici, no? Però non possiamo nascondere che questi valori laici, rispetto il diritto, l'uguaglianza, la fratellanza, sono valori che appartengono proprio alla cristianità. Quindi in uno Stato laico ci sono questi valori, ma sono valori che hanno le fondamenta proprio nel senso cristiano, perché alla fine Cristo è stato una persona reale, è stato definito anche da Fabrizio De André il più grande rivoluzionario di tutti i tempi, e sono valori che hanno dato il fondamento alla nostra civiltà. Chi era che poteva avere interesse a scrivere questa opera? Allora, io per poter cercare di comprendere chi poteva, diciamo così, chi avrebbe potuto scrivere queste, sono andata a vedere che cosa succedeva nel XII secolo in Europa, no? C'erano state a più ondate appunto le invasioni da parte saracena, no? Che arrivavano dal sud. La Sicilia era già in mano saracena, la Sicilia era già saracena, e quindi la minaccia sul continente europeo era effettiva. La Calabria diventa a questo punto l'ultimo baluardo, la difesa estrema dell'Europa, come oggi è l'ultima barriera, cioè diciamo così la sponda su cui la Calabria e la Sicilia arrivano dal Mediterraneo, oggi i barconi, una volta arrivavano anche, arrivavano i saraceni, e quindi geograficamente proprio era la parte più esposta alle incursioni saracene. Queste incursioni avevano un significato, si vestivano di un significato religioso, perché c'era reale o presunta la minaccia proprio verso la religione cristiana. Chi era a chi aveva portato allora? Ci sono andata a vedere chi è che poteva avere interesse a scrivere quest'opera e chi era che aveva portato in Italia la Chanson des Gestes. Erano i Normanni, no? Perché praticamente dopo l'anno 1000 il sud viene, al sud arrivano tante ondate di Normanni. Alcuni dicono che erano pellegrini che tornavano dalla Guerra Santa. Comunque pare che, attratti anche dal clima che c'era appunto nel sud, si siano qui insediati e si siano anche, insediati e infiltrate nelle dispute locali. Cioè nel sud allora c'erano una serie di problematiche, dal punto di vista politico era molto controversa, perché c'era una parte greco-ortodossa, proprio quella questa dove siamo noi, poi c'era la parte araba, no? E poi c'era la parte latina, quindi però c'era anche una insofferenza da parte della popolazione che non sopportavano il fiscalismo bizantino, cioè i bizantini avevano imposto molte tasse, e quindi siccome la popolazione mal sopportava la presenza bizantina, aveva accolto i Normanni favorevolmente, soprattutto perché erano abili guerrieri, cioè erano abili combattenti questi Normanni, e quindi anche i principi locali avevano visto nei Normanni la soluzione anche ai disordini. Per esempio anche a Bari c'erano stati Melo di Bari, che si era ribellato, aveva fatto una battaglia, e poi il figlio Argiro, insomma c'erano diverse in diverse occasioni c'erano delle rivolte che i Normanni avevano in qualche maniera messo a tacere.
Inizialmente il Papa vede con sospetto l'arrivo dei Normanni al sud, perché li vede come dei rivali. Tant'è vero che appena i Normanni arrivano, nel 1053 organizza una lega antinormanna con l'imperatore Enrico III, però nella battaglia di Civitate sul Fortore vicino a Foggia viene battuto il Papa e quindi i Normanni hanno la meglio. Successivamente c'è lo scisma tra le due chiese d'Oriente e d'Occidente nel 1054, per cui a quel punto il Papa si sente un po' quasi messo alle strette e che cosa fa? Con un cambio di strategia, no? Capisce che i Normanni potevano diventare il braccio armato della Chiesa. E infatti nel 1059, nel Sinodo di Melfi, si arroga la Chiesa un diritto che era sempre appartenuto all'imperatore e, come aveva fatto il Papa nella notte di Natale dell'Ottocento, il Papa nomina Roberto il Guiscardo, che era l'astuto, il Guiscardo l'astuto, lo nomina duca di Puglia e di Calabria e della Sicilia ancora da conquistare. Sarà conquistata successivamente nel 1091 e quindi diciamo che tutto, i Normanni in questa maniera diventano proprio il braccio armato della Chiesa. Siccome si sentivano i continuatori dell'opera intrapresa da Carlo Magno, volevano anche tracciare una loro epopea e quindi prendendo forse spunto dalla chanson de Rolanda, questa è chanson de geste, no? Saranno loro a portare in Italia, come abbiamo detto prima, le chanson de geste, no? A divulgarle, ma saranno loro probabilmente a scrivere quest'opera. Per quanto riguarda gli autori, da sempre si discute molto su le chanson de geste si dice che siano opera di creazione popolare. Io ritengo che non sia così, tant'è vero che l'ho anche scritto, mi sono presa anche la licenza di scriverlo, altro lo sostengo. Diciamo che ci sono quelli che portano avanti la teoria romantica, che amano parlare di creazione popolare eccetera. Io ho dimostrato con una serie di annotazioni che non era possibile che il popolo potesse scrivere prima di tutto un'opera così lunga, no? Poi ci sono una serie di altri elementi, per esempio la conoscenza della storia della Chiesa in tutti i suoi particolari, la conoscenza dei miracoli, anche il significato simbolico della Pentecoste, il miracolo di Lazzaro, eccetera. Siamo in un periodo, nel XII secolo, in cui ancora il popolo era ignorante. Il popolo non conosceva, non sapeva leggere, fino al 1454, fino a quando non viene scritta la prima Bibbia, anche la divulgazione della storia della Chiesa era molto, era ristretta a pochi ambiti. Un altro particolare è per esempio il fatto che nella chanson d'Aspremont non compare la vita del popolo, la vita dei borghesi, qui compaiono solo la vita dei nobili, dei paladini, di Carlo Magno, dei sovrani, e quindi se fosse stata scritta dal popolo perlomeno avrebbero inserito qualche cosa riguardo anche alla vita popolare. Poi il fatto che tutta l'opera, tutte gli 11.376 versi è scritta in lasse. Le lasse sono strofe di lunghezza variabile, scritta in decasillabi, che corrisponde all'endecasillabo nostro, in francese si chiama decasillabo, e sono tutte monorime, cioè dal primo all'ultimo verso hanno sempre la stessa rima. Che sia una lassa corta o che sia una lassa come una che ho preso nota, la 146, che è di 100 versi, anche questa lassa di 100 versi ha sempre la stessa rima. Allora, questo fa pensare che sia stata un'opera costruita a tavolino, perché è impossibile che il popolo riuscisse a scrivere un'opera mantenendo la coerenza del testo e anche del messaggio che voleva dare, rispettando sempre la stessa rima. E ci sono, non so, pensatori come il Bedier oppure Siciliano che dicono che il popolo ha il cuore epico ma non la testa, quasi può avere il cuore epico ma non può avere la testa, non aveva la capacità, secondo me, per poter elaborare un'opera così complessa.
E poi c'è soprattutto una cosa molto importante: questa è un'opera che, letta oggi, ha un messaggio politico molto molto importante. Quando Carlo Magno decide di venire in Calabria perché doveva difendere la fede e dice dobbiamo andare a salvare la cristianità, invita tutti i sovrani d'Europa e tutti accorrono. Beh, oggi mi sembra che le cose siano totalmente diverse, perché purtroppo l'Europa è nata, come dire, seguendo degli ideali economici che hanno un po' trascurato quelli che sono i valori fondanti della comunità europea, i valori della solidarietà, i valori del diritto, i valori della fratellanza. Molti di questi valori si sono un po' persi per strada, perché abbiamo un cuore pulsante dell'Europa che si trova proprio tra Francia e Germania, mentre tutte le altre regioni, soprattutto quelle che gravitano nel Mediterraneo, sono viste più come un problema e non come una parte di un tutto. Ci sono tanti personaggi che compaiono in questa chanson. Abbiamo visto per esempio Rolando è il giovane, e quindi questa chanson ha una funzione anche educativa, perché educa i giovani a quelli che sono, devono essere i valori che devono guidare la loro vita. Lui era il nipote di Carlo Magno, era stato chiuso nel castello di Laon perché Carlo Magno non voleva che lui corresse rischi, però siccome lui aveva questa missione da compiere, riesce a scappare e a raggiungere l'Aspromonte. Arriva sulla Aspromonte, riesce con un bastone, non essendo cavaliere non poteva usare la spada, riesce con un bastone ad uccidere al monte il figlio del re saraceno, e così conquista la spada, quella che noi abbiamo letto nella chanson de Rolando, la spada durlindana, no? Durendal la conquista e quindi viene nominato cavaliere. Ci sono tanti altri elementi che ci riconducono al messaggio cristiano. Il fatto, per esempio, che finita, diciamo così, questa battaglia epica, no? Si costruiscono chiese. Siamo nel periodo appunto 1100-1200, XII secolo, ed è proprio il periodo in cui si costruiscono tante cattedrali, anche quella di Parigi che è bruciata qualche mese fa, è stata costruita proprio nell'XI secolo. Si costruiscono perché? Per commemorare i defunti. Qui torniamo al discorso anche di Villella, del cranio di Villella, per la sepoltura, per dare la degna. Vede come i discorsi poi si incrociano. Cioè praticamente erano state costruite, almeno come si racconta nella chanson, delle chiese perché dovevano dare degna sepoltura a tutti quelli che erano morti. E i paladini, cioè quelli che combattono con Carlo Magno, sono definiti, come dire, vanno a combattere perché sono disposti a morire da martiri, no? E quindi per loro, diciamo così, era quasi un onore poter difendere la fede cristiana e morire avendo aperte le porte del paradiso. Questo era il messaggio cristiano. È chiaro che in questo discorso c'è sempre il contrasto tra il bene e il male. Era una caratteristica del Medioevo mettere le contrapposizioni. Qui il bene sta sempre dalla parte dei cristiani e il male sta sempre dalla parte dei pagani. Perché in effetti alla fine cosa si dimostra? Che ad essere sconfitto è il paganesimo. Cioè i saraceni arrivano con i loro quattro dei, no? Arrivano con quattro dei che li portano avanti nell'esercito, però questi quattro dei falliscono, no? Perché appunto vengono sconfitti dai cristiani. La battaglia finale si combatte a Reggio, e Reggio ha un ruolo importantissimo in questa, che viene chiamata in epoca normanna, viene chiamata Risa. Perché ha un ruolo importante? Ha un ruolo importante perché si trova, diciamo così, è la punta più estrema. È importante perché questa chanson viene scritta in occasione della Terza Crociata. Si stava organizzando all'epoca la Terza Crociata, che avrebbe avuto luogo nel 1189. È stata definita la Terza Crociata la Crociata dei Re. E in effetti il re di Spagna, il re d'Inghilterra e altri re si trovano dove? Alloggiano per sei mesi tra Reggio e Messina. Qualcuno dice a Messina, qualcuno dice a Reggio, però nella chanson si fa sempre riferimento allo stretto di Messina. Se voi andate a vedere, fate una ricerca, vedete la Terza Crociata, vedete che
come si vede, quando, cioè, che arrivano a Messina e poi da Messina partono per la Terra Santa. In effetti tutte le chanson de geste ripercorrono un po' quelli che erano gli itinerari delle crociate, oppure gli itinerari dei santuari più importanti, quindi quello verso Santiago di Compostela, verso Roma, verso Gerusalemme. Dicevamo che c'è sempre questo contrasto tra il bene e il male, e abbiamo detto che Reggio ha un ruolo importante. Perché? Perché, come dice André de Mandac, che è un altro studioso della chanson d'Aspromonte, perché tutti i libri che io ho potuto reperire in giro per studiare questa chanson sono tutti di autori francesi, non c'è una sola opera in italiano. C'è quella di Carmelina Sigri, ma è una sintesi di un'opera antologica che non è questa, è quella successiva. La definisce questa la guerra di crociata per eccellenza, un'opera focosa, un'opera politica, un'opera di crociata per eccellenza. Cos'è che la rende opera di crociata per eccellenza? Il fatto che nella chanson d'Aspromont c'è l'intervento divino. Praticamente a un certo punto, quando si profila lo scontro finale, quello che si farà proprio a Reggio nella battaglia finale, arrivano tre cavalieri su tre cavalli bianchi, e sono San Giorgio, San Mercurio e San Domino. Allora, noi sappiamo che quando arrivano, uno dei, diciamo così, dei collaboratori, diciamo così, dei combattenti al fianco di Carlo Magno, prova a fermarli e gli dice: alto là, voi chi siete? Che state, arrivano su queste armature scintillanti, e dice: voi chi siete? E questo dice: non ti calma il tuo temperamento, dice: noi siamo state mandate dal cielo, siamo state mandate dal cielo per aiutare i cristiani, per aiutare soprattutto Rolando, perché Rolando doveva essere il continuatore dell'opera di Carlo Magno. San Giorgio sappiamo che è il protettore di Reggio, no? E San Giorgio è uno dei protettori, mi sembra che ci siano più protettori a Reggio, lui è il più importante. Il culto per San Giorgio a Reggio risale proprio al Medioevo, e pare che il culto sia nato quando a seguito di una incursione che era arrivata dalla Sicilia, dall'Emiro Saraceno che si trovava in Sicilia, Ruggero Borsa, figlio di Guglielmo Roberto il Guiscardo, aveva inseguito l'Emiro chiedendo aiuto a San Giorgio, perché questi erano arrivati a Reggio e avevano distrutto una chiesa che si trovava al corso. Guardate quante cose singolari ci sono. Allora, San Giorgio è il protettore di Reggio, il culto risale al Medioevo, San Giorgio viene raffigurato nell'atto di uccidere un drago. In un passaggio, adesso qui non leggo manco bene, ma in un passaggio della chanson, io ho riportato dei versi, poi vi dico quali sono le parti che ho riportato, lo stendardo, si racconta che lo stendardo saraceno è a terra, le dragon a terra abbattù, che significa che era abbattuta a terra. Lo stendardo saraceno aveva raffigurato come effigie un dragone, mentre quello di Carlo Magno aveva l'aquila reale. Lo stendardo saraceno aveva un drago, quindi guardate quante similitudini: San Giorgio, il drago, no? Il culto di San Giorgio. Poi c'è San Mercurio. San Mercurio io non sapevo che fosse un santo venerato in Calabria, so che è il patrono di Seminara, il santo patrono di Seminara, non sapevo, io pensavo al Mercurio, il messaggero degli dei, quello che abbiamo studiato nella letteratura, e invece, mentre San Domino pare che fosse, non so, l'aiutante. Quando arrivano questi tre santi, no? Aiutano, cioè, e dicono a Orlando che erano andati per salvare lui, gli dicono che da quel momento il grido di guerra doveva essere Saint George. Perché era importante il grido di guerra? Era quello che dava lo spirito a chi doveva combattere. Nella chanson de Roland era Montioye o Romain, no? Invece qui diventa San Giorgio, diventa per un po' Montioye il grido di guerra quando dovevano inneggiare, oppure San Giorgio verso la fine. Ci sono molti altri elementi che per esempio rappresentano delle cose importanti.
il fattore identitario, abbiamo detto la religione, abbiamo detto il senso di appartenenza, la difesa comune dei confini dell'Europa, ma c'era anche lo stendardo, che era una cosa importantissima. Chi portava lo stendardo era, diciamo così, la persona che aveva un'alta onorificenza, ma una grande responsabilità e anche un grande rischio, perché era quella che andava avanti. La cosa più importante, ed è un valore simbolico, un po' come la bandiera, no? Noi oggi ci identifichiamo nella nostra bandiera. Come dire, il gonfalone o lo stendardo era quello che identificava gli eserciti, e quindi la difesa dello stendardo era la difesa più estrema, perché perdere lo stendardo significava sconfitta, ma diventava per l'esercito che l'aveva conquistato, diventava un suo trofeo portare questo. E quindi quando si dice le dragon a terra battu, significa che i saraceni erano stati sconfitti, e quindi fu un aiutante di un altro re di Borgogna, Alberni, eccetera, Girard d'Eufrate, che aveva conquistato lo stendardo saraceno, e lo consegna come trofeo a Carlo Magno. Insomma, ci sono tutti gli elementi per far sì che questa diciamo così, chanson sia non solo una chanson che ripercorre le tappe delle chanson de geste, che difende la fede cristiana, eccetera, ma oggi dovrebbe essere forse presa come spunto, perché dovrebbe restituire un po' all'Europa quelli che sono i valori che l'hanno fondata. Il mio editore ha detto: questo libro, professoressa, dovrebbe arrivare a Bruxelles. Non so se lo faremo arrivare, se qualcuno mai si metterà a leggerlo. Però cioè, questo per dire, al di là se arrivo o meno, penso che non arriverà mai a Bruxelles, però per dire che porta un messaggio molto importante, un messaggio che è doppiamente simbolico. C'è un messaggio politico, che è quello che solo uniti si può, come dire, si possono superare tutti i contrasti che oggi ci sono in Europa, perché quando i nostri padri fondatori hanno fondato l'Europa, non l'hanno fondata, penso, perché si creassero queste contrapposizioni che sono di natura economica, ma porta avanti soprattutto un messaggio, il messaggio dei valori fondanti, che è il messaggio cristiano. Noi possiamo chiamarli in tutte le salse come vogliamo, possiamo chiamarli ideali laici, stato laico, come vogliamo, però non possiamo nascondere che questi sono valori cristiani. La cristianità non è una cosa, non è un fatto di religione, è un fatto di principi. Dico bene? C'è il parroco che mi può contraddire. C'è un conto, non significa fare un discorso religioso, no? Perché è il Mediterraneo comunque che ci ha consegnato da parte della cristianità il concetto di diritto. Le lingue che sono l'elemento costitutivo dell'Europa sono tutte lingue neolatine. Il diritto è romano. La Grecia ci ha consegnato la scienza, la conoscenza. Quindi come si fa a ignorare tutto il contributo che il Mediterraneo ha dato alla costruzione dell'Europa? Cioè, l'Europa non sarebbe quella che è se non avesse avuto gli apporti di tutte queste di queste conoscenze, di queste popolazioni che dall'incontro hanno fatto nascere quella che è la civiltà che noi conosciamo oggi. Allora concludo anche con una nota di colore, perché allora, a parte il fatto che volevo dire che anche le opere successive, sia la Gerusalemme liberata che l'Orlando Furioso, hanno preso spunto dalla chanson d'Aspromont. Nelle sue altre edizioni, perché c'è stata Andrea da Barberino che ha fatto un'altra opera, c'è stata quella del XV secolo, e quindi quando noi studiamo sui libri di antologia l'Orlando Furioso, e diciamo che Ludovico Ariosto porta delle cose nuove, l'amore tra nemici, non è vero, perché appartiene già nel XV secolo e faceva già parte della canzone d'Aspromonte, anzi l'aveva scritto Andrea da Barberino nel XIV secolo. Ed anche diciamo così, Torquato Tasso, quando racconta la storia di Tancredi e Clorinda. Insomma, sono
tutti i temi che erano già stati introdotti dalla canzone da Aspromonte, e per questo io penso che questa chanson avrebbe a pieno titolo la dignità di entrare in un libro di antologia nella letteratura italiana, perché non possiamo studiare Ludovico Ariosto prescindendo dalla chanson da Aspromonte, per tanti temi che vengono affrontati. Stavo dicendo che una nota di colore è la presenza delle donne, che nella chanson de Roland non ci sono donne. E tra l'altro, prima vi ho detto che quando si voleva portare in auge un discorso, si voleva inneggiare, come in questo caso la Guerra Santa, si prendevano dei personaggi del passato e si calavano nella realtà presente. Hanno fatto questo con Carlo Magno, ma voglio dire, anche nella appunto che non poteva essere, ma anche nella chanson de Roland che viene scritta nell'undicesimo secolo, Carlo Magno non poteva esserci. E non solo, ma lo scontro che c'è stato a Roncisvalle, che rappresentava la difesa a nord dell'Europa, come lo Aspromonte a sud, non c'era mai stato uno scontro tra cristiani e mori, saraceni o mori. Era stato uno scontro tra cristiani e baschi, che erano pure loro cristiani. Quindi hanno trasformato quella battaglia, che è stata più che altro una scaramuccia, in una battaglia epica. Una sconfitta l'hanno trasformata in una vittoria. Sullo Aspromonte invece l'esercito cristiano vince, e riesce a vincere. E quindi, a maggior ragione, questa deve essere un'opera che deve essere portata avanti e deve essere conosciuta. Dicevo la presenza delle donne, che ripercorre sempre il contrasto tra diciamo positivo e negativo, bene e male. Nella chanson de Roland non c'è donne, qui ci sono due donne. Una è Emmeline, che è la moglie di Gerard Eufrate, un soprano che comunque, anche se era contrario, mal sopportava Carlo Magno, alla fine parte e riesce a dare un contributo notevole alla vittoria cristiana. Quando Carlo Magno aveva chiesto l'aiuto a Gerard Eufrate, lui prima si rifiuta, dice: ma come, io dovrei dare aiuto al figlio del nano? Ecco, chi era il nano? Era Pipino il Breve, il padre di Carlo Magno. E secondo voi la gente sapeva chi era il padre di Carlo Magno e sapeva anche che era chiamato il Breve? Non poteva saperlo. Quindi questo è sempre per tornare alla tesi che non poteva essere un'opera di costruzione popolare. Alla fine però, siccome Emmeline, quando lui rifiuta l'aiuto, si ribella, dice: ma come, tu non vai a dare aiuto a Carlo Magno? Lui è sovrano, è imperatore per volere di Dio, tu lo devi aiutare, devi andare assolutamente. E lui alla fine va. E quindi viene presentata Emmeline, la moglie di Gerardo Frate, come una donna di un'alta moralità religiosa, eccetera eccetera. Poi invece c'è la moglie di Agolante, che si chiama Eufelise, una donna molto volitiva, che quando sa che Carlo Magno ha mandato dal marito un messaggero, subito chiama uno dei suoi e gli dice: me lo fai conoscere? Dice: so che è venuto un francese, me lo fai conoscere, sai come fanno le ragazzine. E quando lo vede si innamora perdutamente, era il namo di Baviera, e quando lo vede si innamora perdutamente, dice: ma tu in Francia tutti belli così siete? Si innamora perdutamente, gli regala un anello. In un passaggio io ho letto e ho potuto decifrare che lui dica, che lei dica, la immagini quasi in un letto, si immagini con lui in un letto ben aggiustato. Allora, un lit ben aggiusté. Questo che cosa, per dire che cosa? Che anche nella rappresentazione di queste due figure femminili c'è da una parte una donna, di alto, moralità, e dall'altro una donna di facili costumi, quella che sarebbe stata pronta anche a consegnarsi, nelle mani, a diventare l'amante di questo, perché faceva il confronto con il marito. Ma c'è anche Eufelise, alla fine si converte, come si converte anche il messaggero, quindi c'è anche la conversione, che magari vista dalla parte, se fosse successo il contrario l'avrebbero giudicata come un tradimento, no? Perché anche nella chanson de Roland il tradimento di Gano viene visto come il tradimento di Giuda. Invece nella chanson d'Aspromonte il saraceno che tradisce il suo sovrano e poi si converte viene esaltato come una persona di alta moralità. Quindi vedete, è sempre questa interpretazione
che diciamo così, che si va da una da una parte quella cristiana che deve essere sempre positiva e dall'altra diciamo quella pagana che è negativa. Ci sono anche tanti altri elementi. Innanzitutto ci sono i luoghi. I luoghi quali sono? I luoghi della Chanson d'Aspromonte sono i luoghi delle grandi pietre, quelle proprio che gravitano nel territorio di San Luca, perché diciamo tutto ruota intorno a una torre. La torre è stata identificata anche dal professor Minuto e anche da Stefano Piteri, che era il canonico della chiesa di Polsi intorno al 1700, con Pietra Castello, perché lì sono state trovate non solo delle cisterne, sono state trovate dei muri, ormai è tutto andato in disuso e certamente non è diciamo così, non poteva essere una fortezza come si dice nella chanson, dove c'erano 100.000 saraceni, però pare che fosse in una posizione strategica così importante che chi riusciva a conquistare la torre, questa Pietra Castello, che voglio dire oggi insomma non so se si arriva a Pietra Castello, qualcuno forse ci arriva. Pietra K, poi c'è Pietra Castello. Pietra K è un monolite, il più grande monolite d'Europa. Pietra Castello è ancora più in su ed è una fortezza da cui si poteva dominare tutta l'area dello stretto, no? E c'è questa ci sono ancora, nel libro sono riportate delle foto che mi ha dato un mio amico di San Luca che fa sempre escursioni in montagna, e c'è anche una piantina che fa parte di una pubblicazione proprio del professor Minuto, del professor Chiodo, dove hanno visto che Pietra Castello aveva solo un punto di accesso. E in effetti, quando Balante, il messaggero saraceno, tradisce il suo sovrano, svela a Carlo Magno da quale lato potevano entrare nella torre e poterla conquistare. Quindi questo è un tradimento, ma ci fa capire che questi luoghi esistevano veramente, perché dalla descrizione che viene fatta, evidentemente, magari non era stata, la battaglia non era stata fatta nel XII secolo, ma riprendeva qualche cosa che era già avvenuto, perché i luoghi sono molto reali, molto realistici. Vi dico solo un ultimo particolare e poi lascio la parola se qualcuno vuole fare qualche domanda. Come ho fatto a scoprire che in effetti questa chanson era veramente stata scritta in occasione della Terza Crociata, quando si stava preparando la Terza Crociata? In un passaggio di questa chanson c'è un verso dove si fa riferimento al Prestre Joand. Prestre Joand c'era un glossario dove c'era un indice dei nomi, e il prete Gianni. Questo personaggio io lo avevo incontrato in una rivista e mi era rimasta impressa la lettera del prete Gianni, una rivista del 1997, facevo collezione di un giornale medioevo, un mensile. La lettera del prete Gianni, l'avevo letta, ma la cosa era caduta lì. Quando leggo questa cosa comincio a fare una ricerca. Cerco anche per avere una fonte più attendibile che non una rivista, la cerco sull'Enciclopedia Treccani. Se voi andate a vedere sull'Enciclopedia Treccani c'è una pagina intera, dei libroni grandi così, dove si parla di prete Gianni. Chi era prete Gianni? Era un personaggio cristiano, un sovrano cristiano che però viveva in Africa, che mal sopportava l'imperatore Comnenio, l'imperatore bizantino, e che diceva di essere così ricco che neanche le stelle del cielo potevano raggiungere quella che era la sua ricchezza. Perché si parla nella chanson? Perché a un certo punto il figlio del saraceno Agolante al monte dice, durante lo scontro, dice, lui sapeva che forse stava per morire, dice: senti, perché non ci mettiamo d'accordo? Pensi che io sono così ricco, ti posso dare ricchezze, tant'è vero che ne ho tante pure io ricchezze che le ho date tante al prete Gianni. E perché doveva dare ricchezze al prete Gianni se lui era, come dire, al monte era saraceno e il prete Gianni era cristiano, si professava cristiano? Perché pare che il prete Gianni potesse regolare l'acqua del fiume. E perché in Occidente si sa di questo prete Gianni? Perché si parla di una lettera, e questa è storia, no? Storia di una lettera che il prete Gianni aveva inviato all'imperatore Comnenio, al papa e all'imperatore di Germania.
scritta in perfetto latino, no? In cui rimproverava, guarda caso chi? Proprio l'imperatore Comnenio per i suoi comportamenti. Questo mi ha fatto. No? Allora, siccome di questa lettera in Occidente si è avuta notizia solo nel 1165, e non è possibile che il popolo potesse sapere, conoscere né il latino né avere conoscenza della lettera, era arrivata solo ai sovrani. Questo, da una parte, mi ha fatto capire che la chanson è stata scritta in data successiva al 1165. Dall'altro mi ha confermato l'origine non popolare, sebbene il popolo poi se ne sia appropriato di questa chanson, perché poi nei racconti popolari vengono fatte tipo cantastorie, tant'è vero che sulla Spromonte ci sono il passo di Carlo, le rocche di Carlo, si racconta di una storia di amore tra Carlo e Gestrina. Quindi, siccome Carlo non è manco un nome diffuso qui da noi, c'è da pensare che in epoche successive questa storia sia stata un po' entrata nella cultura popolare e ciascuno ha elaborato delle storie sue, delle storie d'amore e così via. Però è la conferma che questa chanson sia nata in ambiente ecclesiastico, di alta aristocrazia ecclesiastica. La conclusione qual è? Che l'Europa, quando Carlo Magno lancia il suo appello, riesce a trovare la sua unità, riesce a trovare il suo, come dire, obiettivo, la difesa dei suoi valori, la difesa dei suoi confini anche. E questo non significa essere contro, non voglio entrare nel discorso di questi barconi che arrivano, eccetera, no. Ma difendere la propria identità in un clima di tolleranza reciproca è sacrosanto e legittimo, no? E che forse oggi anche una chanson, se può servire a rinnovare questo spirito, potrebbe tornare utile a tutti quanti noi. Forse ci vorrebbe un altro Carlo Magno? Punto interrogativo, questo non lo sappiamo. Io ho cercato di tutti gli 11.376 versi, sebbene scritti in una lingua veramente molto difficile, però vi assicuro che una volta che si entra un po' nel discorso, io che conoscevo un po' il francese ci sono arrivata. Cosa ho fatto? Ho ricostruito tutta la storia riportando in parti in prosa che spiegano e poi le parti in verso, non tutti gli 11.376 versi, però tutti i tratti salienti, dal primo all'inizio. Sono riuscita a tradurre solo la prima lassa, che un po' ricalca quelle che sono, diciamo così, il proemio delle opere classiche. Vi piaccia, voi se volete ascoltare, vi racconterò di questo e quest'altro, come facevano le opere senza l'invocazione alla musa. Ok, grazie. Io non so se qualcuno di voi vuole fare delle domande, vuole chiedere delle delucidazioni. Una domanda. Prego, Walter. Una domanda puntuale, forse l'ha detto ma mi sarà sfuggito. Allora, mi è chiaro che la chanson d'Aspremont, io col francese sono negato e quindi chiedo scusa per la pronuncia, costituisce l'antefatto della chanson de Roland, ma è stata scritta prima o dopo della chanson? Quindi è posteriore alla chanson de Roland. Potrebbe essere il prologo, perché Roland è il ragazzo qui, mentre lì poi muore ed è già adulto. Cioè, questa è stata scritta dopo, però potrebbe essere il prologo. La chanson de Roland è stata scritta nell'undicesimo secolo, questa nel dodicesimo secolo. Però paradossalmente, Rolando è fanciullo e quindi ancora non è cavaliere, no? Diventa cavaliere. Cioè, è sull'Aspromonte che viene la sua iniziazione a cavaliere avviene sull'Aspromonte. No? Quindi il suo è quasi un percorso di vita che compie salendo sulla Spromonte. La salita sulla Spromonte è quasi un'ascesa verso, diciamo così, il suo ideale. Nella chanson de Roland è stata scritta prima, però lui è già paladino e muore. E tra l'altro volevo dire che qui la Spromonte in un passaggio della chanson viene rappresentato come una vetta così alta, quasi attaccata alle nuvole, quasi volendo simboleggiare il legame che c'è tra terreno e divino. Altre domande?
io volevo, mi viene in mente che c'è un filo tra questo libro e tutto il ragionamento sul, quantomeno sul ruolo, la Spromonte è visto come Calabria, è visto come Mezzogiorno, è visto, c'è un filo rispetto alla nostra posizione rispetto all'Europa e rispetto all'Italia. Praticamente quando rivendichiamo la chiusura del museo, in fondo facciamo una battaglia per ridare dignità al Mezzogiorno, per ridare dignità alla Calabria. Per altri versi, per esempio, fino ad aprile, in questi mesi, è nata una formazione politica meridionale. Che cosa si propone? E in questo ci sono anche altre forze politiche che se ne stanno occupando. Si propone di far intervenire l'Europa per correggere le storture dell'atteggiamento dello Stato italiano rispetto alla Calabria e al Mezzogiorno. Se noi, cioè il fatto di rivalutare, diciamo, il nostro ruolo nella storia della difesa dei valori dell'Europa, della cristianità e quant'altro, ha un nesso, ha un collegamento essenziale. Cioè sembrano cose auliche, sì, e filosofiche, e invece hanno anche delle forti ricadute addirittura nell'attualità. Ecco, questo è un vero merito della professoressa Musitano, questo di aver ripescato questa opera in questa lingua anche abbastanza difficile e averla fatta rivivere, aver trovato, diciamo, in questa opera delle cose che sono interessanti rispetto alla collocazione nel nostro paese della Calabria e del Mezzogiorno. Se non ci sono altre domande, io darei la parola a Don Nenzo. Sì, innanzitutto io ringrazio ancora una volta il sindaco per questo invito, ma ringrazio davvero la professoressa Antonella, perché questa sera ci ha fatto entrare davvero dentro la storia, no? E quindi scoprire questo testo che io oggettivamente non conoscevo, e scoprire che anche attraverso questo testo ci possano essere delle grandi attualità, no? Per capire anche la storia di quello che sta avvenendo anche oggi, mi fa capire sempre di più che la storia, come diceva il mio professore di storia, ci serve conoscere la storia per capire l'oggi. E a me tocca in genere, quando facciamo questi incontri, fare un po' la conclusione che possa essere utile, prima di tutto a me, ma credo anche a chi partecipa a questi incontri. A me, mentre tu parlavi e spiegavi il tema di questa chanson, mi sono venute in mente due cose. Primo, una frase bellissima che era nata in un documento che forse dovremmo riprendere, Chiesa Italiana e Mezzogiorno, dove allora c'erano il Cardinale Martini da una parte, a Milano, e a Bari c'era, come dire, Magrassi, ma a Crotone c'era Monsignor Agostino. In fondo quel documento è nato da questi vescovi, diciamo così, molto capaci di leggere la situazione. E una delle cose che dicevano già a quel tempo, quindi si parla, credo che siano già passati 30 anni, che il nord non crescerà, il paese non crescerà se non crescerà contemporaneamente il Mezzogiorno. Ed era nata una bellissima esperienza che purtroppo abbiamo perso, lo scambio tra nord e sud.
erano nate anche delle belle iniziative. Io ricordo per esempio che il Cardinale Martini scendeva a Bari, si era ravvivata anche a livello culturale, il Vescovo Agostino andava a Milano, c'era uno scambio, almeno tra queste persone di livello anche culturale molto alto, ma in quel documento i vescovi italiani avevano preso proprio consapevolezza che non era più possibile questo divario tra nord e sud, per cui mentre tu raccontavi mi veniva da pensare, e anche questa storia del museo a Torino mi veniva da pensare che davvero forse dobbiamo ritornare a fare un'operazione culturale, perché alla fine le cose non cambieranno se non si ha conoscenza e quindi se non si ha percezione di quello che la storia ci ha insegnato. E quindi io ho avuto come vocazione questo documento che voglio andare a riprendermi per dire che è la reciprocità che va recuperata e poi anche la solidarietà, che poi sono contento che lo dici tu appunto da esperta, e qua non si tratta di fare una difesa apologetica appunto di alcuni valori che sono prettamente cristiani ma che sono condivisibili ormai da chi è onesto intellettualmente, per cui sono proprio felice che il fatto che lo dica una studiosa anche di questa opera così letteraria, molto bella, che mi ha stimolato a leggerla, quindi sono proprio felice questa sera, perché questo mi fa piacere, perché purtroppo in questi ultimi anni, come abbiamo tutti assistito, quando anche Benedetto XVI si è permesso il lusso di dire, come anche questo Papa lo sta dicendo, che l'Europa appunto deve tornare ai principi fondanti, guarda caso la maggior parte dei contestatori sono state delle persone che magari appaiono culturalmente molto alti, ma che di fatto poi dimostrano, perché la storia ce lo dice, qua siamo nel XII secolo, che alla fine qua non ci stiamo inventando proprio nulla, si sta cercando solo di far capire che se mancano quei valori fondanti che i padri avevano recepito, qua andiamo verso una situazione non bella, per cui mi piace questo rapporto tra l'identità e il senso di appartenenza, ma nello stesso tempo dobbiamo trovare forse un linguaggio nuovo che aiuti a percepire che l'identità non significa identitarismo oppure nazionalismo, sovranismo o altre storielle. Forse dobbiamo curare di più e forse dovremmo tornare di più a un linguaggio o a trovare delle formule per far passare o veicolare appunto anche come proprio in termini di linguaggio quei valori che ci servono e ci sono utili per essere più umani poi alla fine. Per cui oggi c'è una confusione linguistica che credo poi è stata ampliata anche dai social, usiamo termini non adatti, per cui nasce una confusione, un disorientamento che provoca tante volte questa non comprensione. E quindi da questo punto di vista mi piace dal racconto questo riferimento che tu hai fatto appunto alle feste anche cristiane, no? Che hanno una rilevanza, se ho capito, dentro le feste cristiane. È vero che hanno sostituito le feste pagane, ma gli hanno dato un significato, cioè un significato più umano. Pensiamo a tutto il passaggio dai sacrifici umani al sacrificio di Cristo, no? E poi mentre tu parlavi mi veniva in mente come anche questa nostra zona è stata in fondo invasa anche dalla presenza saracena. Noi abbiamo anche qui in Cattolica Stilo uno degli affreschi che rappresenta un saraceno che tenta di andare, se non erro, vicino alla Madonna per togliere, qui si celebra la Dormitio Virginis, no? E mi ha colpito sempre che è stato messo in questo affresco
proprio questa figura di chi tenta di togliere, che poi è tutta la simbologia dell'Apocalisse, perché il grande drago, per esempio, che noi abbiamo anche qui a Montestella, e tutta questa simbologia di questa lotta tra bene e male, che poi in fondo, al di là della simbologia, è la vita, cioè la vita è sempre una lotta tra bene e male. La prima battaglia si compone dentro il nostro cuore, per cui certamente non va assolutizzata, perché quando viene assolutizzato tutto il bene da una parte e tutto il male dall'altro, certamente provochiamo danni. La guerra santa, o l'idea di guerra santa, nasce da una falsa interpretazione dell'umano, per cui l'umano non è più inteso nella sua unitarietà, ma i guai più grossi sono nati quando si è separato anima-corpo, quando c'è stata l'uomo è stato visto più come una dualità che un'unità interna. Bene, per il resto io sono felicissimo, perché appunto questo libro mi ha stimolato a rileggere questo documento e anche a riflettere su che cosa possiamo fare concretamente, al di là di questa iniziativa lodevole che penso a livello universitario, ma anche a livello di comuni, state proponendo, per un riscatto del Sud. Io credo che quella via tracciata appunto allora dal Cardinale Martini e dal Vescovo di Crotone, allora, che poi era un regino, no? Possa essere una via praticabile, proprio per evitare gli eccessi e soprattutto per evitare questa, come dire, da una parte un eccesso di difesa, no? Perché qualche volta noi meridionali ci lamentiamo, però non reagiamo, cioè quando dobbiamo reagire, quindi rischiamo di tornare nel discorso della lamentela. Siamo molto bravi a fare analisi, però quando poi dobbiamo proporre, magari ci si tira anche indietro. Ma per cui credo che ci sia bisogno di questa, di questo rapporto. Noi dobbiamo imparare molto dal nord. Il nord, come abbiamo sperimentato in tanti anni, deve imparare molto anche da noi, in una logica di pari dignità. Grazie. Chiedo scusa, noi abitiamo ad Ardore, vorremmo andare, vi salutiamo. Sì, abbiamo finito. Noi facciamo più di loro, non facciamo. Voi potete stare con noi. No, abbiamo finito, grazie. Scusate. Grazie a tutti per aver partecipato. Superiore Marina. Marina. Io sono stata a Bombile.